questa sera è uno studio di Frédéric Chopin, tratto da un'opera, da una raccolta di studi di questo compositore, composta tra il 1832 e il 1836. È un brano che, come tutti gli altri che compose Chopin, mette in luce tutte quelle che sono le risorse del pianoforte, e questa sera cercherò di farvi capire insomma quello che è questo brano. Che un altro compositore, Robert Schumann, chiamò appunto un sottotitolo Arpa Eolica, Eolian Arpa, e forse soprattutto perché il brano si compone di una melodia molto semplice, spesso a note ribattute nella zona del soprano, nella parte più acuta, cioè della tastiera, dove contemporaneamente a questa voce, diciamo così, che cercherò di mettere in risalto, si accompagna tutta una serie di accordi spezzati o arpeggi nelle tonalità di La bemolle maggiore e relative modulazioni, per cui facendo anche largo uso del pedale di risonanza, che nel pianoforte è quel particolare pedale che esclude, o meglio che stacca dalle corde tutti gli smorzatori, per cui tutte le corde, nel momento in cui si schiaccia anche solo un tasto, tutte le corde per simpatia si mettono a vibrare. E appunto questo effetto, questo largo uso di pedale, questo effetto, probabilmente ha indotto nell'altro musicista, in Schumann, questa idea dell'arpa eolica, proprio perché come l'arpa eolica anche il pianoforte in questo caso è chiamato a far vibrare simultaneamente la maggior parte delle sue corde. Ecco tutto qua. Il pianoforte ovviamente non è un pianoforte acustico, ho cercato di arrangiarlo insomma, e per cui questo effetto di risonanza verrà fatto attraverso l'ausilio dell'elettronica insomma. Tutto qua. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.